Buon pomeriggio dallo stadio Marco Spinelli di Alife e benvenuti ad una nuova puntata di Caserta Sera Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara fra oggi, in programma oggi fra Alife e Vasto Girardi realizzate da Valentina Monte. Poi faremo subito un collegamento con il campo di Capriati al Volturno per Marchia di Sernia, Piedimonte e Matese, dove abbiamo per noi la nostra Maria Cavicchia. Bene, allora andiamo in ordine, diamo la linea alla regia per la sigla. Eccoci nuovamente allo stadio Marco Spinelli di Alife, diamo immediatamente la linea a Valentina Monte per il risultato finale di Alife Vasto Girardi e poi sentiremo i protagonisti in ordine dallo spogliatoio dell'Alife e poi in quello degli ospiti del Vasto Girardi. A te Valentina. Bene, grazie Lorenzo. Alife Vasto Girardi 0-0. Noi siamo con i padroni di casa in compagnia dei mister Detato. Mister, allora, l'Alife poteva portare a casa tre punti fondamentali per questo campionato? Sì, sarebbero stati importantissimi, questi valgono doppio questi punti qua, soprattutto per una squadra che ha l'obiettivo di prima di tutto di salvarsi, poi comunque abbiamo formato un bel gruppo, quindi io ci credo che possiamo fare di più, i ragazzi se lo meritano, stiamo lavorando bene, curando i dettagli e penso dopo partita si sta vedendo, adesso veniamo da quattro partite quindi in positivo, tre vittorie e un pareggio, quindi il Vasto Girardi oggi sapeva che non era facile, ce la siamo giocata. Viso aperto e va bene, va bene così. Prossimo appuntamento col Cliternina. Sì, questa è una diretta concorrente per la salvezza, noi siamo consapevoli che della nostra forza, andiamo a giocare su tutte le, sia in casa che fuori casa, soprattutto fuori casa stiamo ottenendo delle belle vittorie, quindi vogliamo continuare così. Grazie mister, Lorenzo ti restituisco la linea. Valentina, ora proviamo a sentire se tu sei pronta anche con lo spogliatoio degli ospiti. A te la linea. Siamo in compagnia del mister del Vasto Girardi, Alberto Bernardi. Poteva concludersi diversamente questa partita per la vostra squadra? Beh, adesso non ti dico, sono molto più concentrato sul fatto che la squadra, ho rivisto la mia squadra, ho rivisto una squadra che ha combattuto in 11, ha lottato in 11, sono molto contento di questo. Poi quello che avremmo potuto fare o no non è importante ora è, il risultato è 0-0, quindi quello è quello che conta e aver rivisto la mia squadra lottare fino all'ultimo secondo per cercare il risultato. Prossima partita? Prossima partita avremo in casa il Sesto Campano, un'altra gara difficile da prendere con le molle, però insomma se questo è l'inizio sono fiducioso. Grazie mister. Grazie. Lorenzo, a te la linea. Bene, grazie Valentina e ora andiamo la linea allo stadio di Capriati al Volturno dove c'è per noi Maria Cavicchia che ci racconterà tutto sulla gara di oggi, prima dallo spogliatoio del Piedimonte e poi dallo spogliatoio del Macchia di Sernia. A te la linea. Buon pomeriggio, grazie Lorenzo. Direttamente dallo stadio comunale di Capriati al Volturno siamo con il capitano del Treppini, De Matteo. Ancora il Treppini contro una compagine di spessore, ma oggi è stata più dura del solito. Sì, sicuramente affrontavamo una delle compagini più accreditate per la vittoria finale. Penso che siamo partiti un po' contratti, forse qualcuno timoroso per la partita, i primi 15-20 minuti, poi il gol loro paradossalmente ci ha sbloccati e penso che da lì abbiamo fatto la nostra partita creando le nostre occasioni e tutto sommato il pareggio ci può stare anche se abbiamo avuto qualche occasione anche nel finale per provare a vincerla. Sabato prossimo al Ferrante arriva il Termoli che teoricamente dovrebbe essere una gara alla vostra portata visto il risultato in Coppa. Sì, vedendo la Coppa sì, però questo non ci deve ingannare perché ogni partita è una storia a sé, quindi dobbiamo sicuramente tenere la concentrazione alta e fare un'ottima prestazione perché le partite poi si vincono sul campo. Ringraziando il capitano restituisco la linea a te Lorenzo. Perfetto, grazie Maria e ora quando sarai pronto sentiremo anche l'aria che tira nello spogliatoio del Macchia di Sernia.
A te Maria. Grazie Lorenzo. Direttamente dallo stadio comunale di Capriate al Volturno, dopo l'1-1 finale, siamo qui con l'attaccante Nicola Panico. Gara molto intensa dove in realtà i suoi compagni, lei incluso, ha tenuto testa a questi treppini, apparentemente in uno stato di grazia. Sì, i treppini venivano lanciatissimi dopo le recenti prestazioni. Noi venivamo da una brutta sconfitta a Termoli e oggi ci serviva una grande prestazione, indipendentemente dal risultato, e per fortuna oggi c'è stata una grande prestazione. Sul risultato purtroppo c'è un po' di rammarico, perché il primo tempo abbiamo sprecato 3-4 volte la palla per chiudere la partita e poi alla fine Treppini, c'è gente che in avanti fa male, quindi al nostro primo errore ci ha punito e non siamo stati capaci più di vincerla poi. Prossimo appuntamento col Venafro, un ulteriore big match. Sì, è l'ultimo che ci resta, poi tocca a loro scontrarsi con le altre big, quindi contiamo di, a parte di fare risultato a Venafro, ma di rimanere aggrappati al gruppo di testa, che poi sfruttando le altre partite che poi ci arriveranno facili sulla carta, dovremmo avere un buon margine di vantaggio. Bene, se non ci sono ulteriori domande restituisco la linea. Bene, se non avete altro da aggiungere chiudiamo qui la nostra trasmissione. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione, alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!